Noi siamo quello che siamo stati e saremo quello che siamo. Quindi la storia non è semplicemente un racconto. La storia è un insieme di tante altre cose, emozioni, sentimenti, valori, ideali, spiritualità. Tutte queste cose assieme fanno la vera storia e non semplicemente una fredda narrazione di eventi. E scrivere è un modo per scendere dentro se stessi, per rivivere le proprie esperienze negative, i propri dolori, le proprie ferite e scoprire che in verità sono anche le ferite del mondo, le ferite di tanta altra gente. E quando si fa questo percorso si comincia a riscoprire tanta parte di se stessi, ma man mano che si scopre parte di se stessi si scopre tanta parte del mondo, perché non possiamo conoscere il mondo se non conosciamo noi stessi. Il protagonista che è questo professore del Turriziani, Ormisda. Ma secondo te Ormisda è di destra o di sinistra? Ma perché il fascismo è di destra? Ad esempio, te ne potrei porre questa di domanda, visto che non solo per origine, ma anche per una serie di tematiche hanno portato avanti, e infatti molti di questi personaggi se lo pongono. Ad esempio il Podestà era uno di quelli che era rimasto fedele ai fasci di combattimento, e quindi lui era rimasto un vero socialista. Un socialista che, anzi, dice che Mussolini è stato un traditore del fascismo. Perché quando avevano cominciato la marcia, il motto era patria e libertà. E invece appena avevano preso il potere, avevano cambiato in credere, obbedire e combattere. Anzi, gli rinfaccia tutto questo al segretario del fascio, perché gli dice noi che eravamo un movimento popolare, noi che eravamo vicini appunto ai proletari, poi invece come siamo andati al potere non abbiamo fatto più la riforma agraria, anzi l'abbiamo cancellata ed era già pronta in Parlamento, abbiamo dato le compagnie telefoniche ai privati, abbiamo tutelato i latifondisti, abbiamo tutelato i grandi industriali. Questa è una riflessione che è una di quelle domande che ci poniamo qui dentro. E Ormisda è un partigiano, è un antifascista, ma noi in questa opera parliamo sempre di antifascismi, perché antifascismo è un contenitore così eterogeneo che non ci si può mettere una linea di continuità, perché sappiamo bene che anzi tanti antifascisti si sono sparati tra di loro e si sono ammazzati, e non solo a Porzus, perché dentro gli antifascisti c'erano i cattolici, c'erano gli ebrei, c'erano i comunisti, c'erano i socialisti, c'era un mondo così variegato che anzi in alcuni momenti c'erano anche i monarchici che erano rimasti fedeli solo al re. Insomma, ecco che quest'opera appunto vuole porre dubbi, vuole far riflettere, ma soprattutto vuole fare una cosa. Siamo in un'epoca in cui il relativismo è diventato a tal punto in cui tutto ha dignità. Se domani probabilmente esce qualcuno che in televisione ci dice che ha fondato il partito dei dischi volanti, penseremo che comunque ha diritto e dignità di, insomma, poter esprimere la sua opinione. Non ci metteremo nemmeno a ridere. Questo è il guaio. Cioè, non dico di indignarci, ma almeno di metterci a ridere, perché ecco, questo libro poi in molte parti fa ridere. Volutamente, spero. Nel romanzo i protagonisti vanno incontro a delle difficoltà crescenti. Sembra quasi un thriller statunitense, sapete, di quelli in cui si ammazzano, si squartano. Però loro superano queste difficoltà via via crescenti. Ora, secondo te, c'è qualcosa di autobiografico nel romanzo? Potrei dire che un personaggio mi ricalca in pieno. Quindi ho fatto un percorso dentro di me scrivendolo e quindi ho fatto una catarsi. Mi sento meglio. Ho risparmiato molta psicoterapia, devo dire, insomma, questo. E magari ho pensato che le mie conclamate psicopatologie potessero essere utili magari a tanti altri che sono nella mia situazione. Quindi sì, ce n'è moltissimo. Peraltro potrei pure dirti che ad esempio dopo 40 anni ho riscritto una poesia, perché avevo lasciato questo dalla seconda elementare, l'ultima l'avevo scritta che avevo 7 anni, e quindi ho riscritto questa poesia, pure questa mi è uscita per caso,
La poesia si chiama I tramonti ed è un sonetto classico. I tramonti più belli, più intensi, ho visto nelle sere d'autunno, e morendo che mostra in attese luci di sogno, estate e sonno. Così ciò che perdiamo è più forte, struggente, splendente quanto muore, quando il presente chiude le porte per diventare passato del cuore. Il distacco, istante infinito, avvicina nell'anima il buio e la coscienza del mondo finito. I tramonti, anteprima di notte, più rossi come il sangue che sgorga, passaggio dall'estate alla morte. Tra un capitolo e l'altro c'è un mio indecente disegno. E dico indecente perché sono disegni appena abbozzati, che, con i quali ho cercato di rendere il mio pensiero in relazione anche al libro. E, da una parte c'è un ricordo di... Io da piccolo leggevo molto Guareschi, ero innamorato di Guareschi, il quale soleva mettere delle vignette fatte da lui tra un capitolo e l'altro di Camillo e Don Peppone, Don Camillo e Peppone, scusate l'inversione. E, d'altra parte però mi rendo conto che questi disegni sono fatti in modo tale che ognuno possa colorarli come vuole. Per cui se ho disegnato un fascio littorio, ognuno è libero di fare il fascio littorio in rosso o in nero, se attribuire una valenza negativa o una valenza positiva. E il nero serve anche a questo, serve a lasciare libertà ad ognuno di noi di colorare la propria vita.